Stai qui tanto tempo. Vedi quanto stai? Tutto l'estate. Beh, impara però. Tutta l'estate. Ci stai tutta l'estate, non ti annoi. Perché no? Vedi cosa facciamo? Andiamo? Arrampicare. Ma tu ci sei andata là sopra? Fammi vedere col dito, dov'è che sei arrivata? Quello lì piccolo. La Grigna è la montagna dei milanesi, dicono loro. Di certo è una delle vette più interessanti vicino alla città e una delle mete più battute nel fine settimana. Ed è un dato di fatto che il CA di Milano ci abbia messo più di una bandierina. Rosalba, Brioschi e Porta sono tutti rifugi suoi. La trasferta di questa settimana è proprio a Rosalba. Situato a 1730 metri d'altezza, ai piedi della cresta Segantini sulla Grigna Meridionale, venne costruito come base per gli scalatori dell'epoca e inaugurato il 15 luglio del 1906, intitolato alla figlia di Giovanni Alfieri, che donò la struttura originale. Struttura che nel corso degli anni ha subito una serie di migliorie fino ad arrivare ad avere l'aspetto odierno dopo i lavori del 1983. Ma partiamo con ordine, e più in particolare partiamo a valle. Siamo al Pian dei Resinelli, 1300 metri circa. L'arrivo a Rosalba è garantito da più punti d'accesso. Se non volete avventurarvi nei canaloni della Grigna, che senza dubbio hanno il loro perché, ma richiedono una buona preparazione, il percorso più comodo è quello del Sentiero delle Foppe, che noi abbiamo fatto in compagnia di una startup locale, il cui obiettivo è rilanciare il turismo montano, ma in modo sostenibile. Sono per prima io una nuova, nuovissima montanara, nuova di zecca, e peraltro la mia prima montagna è stata la Grigna, ed è stata la Grigna durante il Grigna Festival, nella sua prima edizione di 2 anni fa. Quindi 2 anni fa salivo in vetta per la prima volta in vita mia e il mio primo rifugio è stato proprio il rifugio Rosalba. Quindi da allora ad oggi sono successe tantissime cose, tra cui il fatto che sono venuta a vivere qua, quindi sono venuta a vivere ai Piani Resinelli con il mio compagno, ormai marito. Abbiamo aperto questa startup Under 35, questo tour operator che si chiama Resinelli Tourism Lab, quindi un laboratorio di sviluppo turistico sostenibile che in qualche modo valorizzi la cultura della montagna, puntando quindi su un turismo montano lento, che non sia quel turismo di massa, mordi e fuggi, che ha in qualche modo infestato le montagne locali. La mattinata si svolgerà in questo modo. Io sono Simone di Resinelli Tourism Lab, che insieme a Sofia condurremo, e poi assieme a Enrico Camagni, un po' la mattinata, e assieme ai musicisti, quindi Igor, che ci accompagnerà invece con l'auto, quindi sarà una camminata con letture e musica. Dunque, quanti di voi hanno già partecipato a un trekking narrativo? No. Benissimo. Quindi soltanto lui sa più o meno il destino che vi aspetta. C'ho questa cosa che sono dei fogli scritti, quindi vi toccherà ascoltare io che leggo. Cioè proprio una mattina di merda, capito? Perfetto. Quindi io leggerò dei brani. Il primo brano che ho scelto per voi oggi è di un scrittore a caso, Primo Levi. E questo racconto, il suo titolo originario era La carne dell'orso, poi rintitolato Ferro. Ci eravamo tolte le scarpe, come descritto nei libri di Lammer, Caria, Sandro, e tenevamo i piedi nei sacchi. Alla prima luce funerea, che pareva venire dalla neve e non dal cielo,
Ci levammo con le membra intorpidite e gli occhi spiritati per la veglia, la fame e la durezza del giaciglio e trovammo le scarpe talmente gelate che suonavano come campani e per infilarle dovemmo covarle come fanno le galline. Ma tornammo a valle con i nostri mezzi e al locandiere che chiedeva ridacchiando come ce l'eravamo passata e intanto sogguardava i nostri visi stralunati, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita. Pagammo il conto e ce n'andammo con dignità. Era questa la carne dell'orso. E ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, perché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino. Ci lasciamo alle spalle il trekking letterario per infilarci nel bosco. La salita è dolce e dopo una ventina di minuti si incrocia il cosiddetto sentiero dei morti. Ecco due parole. Il nome del sentiero deriva dal suo utilizzo. In passato e spesso veniva infatti usato dalle guide alpine come scorciatoia per portare più velocemente a valle gli escursionisti feriti. Oggi è classificato come EE per escursionisti esperti e attrezzato nella sua ultima parte. Insomma, tra l'ora e mezza e le due ore siete a Rosalba e quello che troverete più o meno è questo. Andiamo su. Allora, qua siamo al primo piano, che ancora il piano, diciamo, è rimasto intatto. Sono tutte camerate con letti a castello e si gode di una vista che è fenomenale. Noi in totale abbiamo 42 posti letto, divisi in 4 camere. Qua al primo piano ne abbiamo 33 e sopra abbiamo altri 9 posti. Con la prima ristrutturazione siamo riusciti anche a fare due bagnettini. Sono piccoletti però, diciamo, sono accoglienti. E anche da qui si gode di un'ottima vista. Ah sì sì, è bellissimo andare in bagno in Rosalba. Poi saliamo al secondo piano e questa è la parte nuova. I gestori siamo io e Alex, che è il mio socio, che gestiamo questo e il Brioschi. Io ho a seguito mia moglie e i due marmocchi qua. Allora, sabato e la domenica servono minimo 5 persone. Mi fai vedere le cucine? Sì. Quante polente fate in una domenica qualsiasi? parecchie, passiamo le 100. Salutate, mi state prendendo. Io non li voglio salva! Dove ci metti? Su che va fuori adesso. E queste sono le cucine, le famose cucine del Rosalba. Buongiorno. È la nostra Mara. Ciao. Poi c'è il nostro chef. Ciao. C'è e la zia Regi. C'è dell'imbarazzo. C'è dell'imbarazzo, non se lo aspettavo. Ciao, dimmi. Dov'è la Mara? Accompagni? E qua usciamo direttamente alla griglia. Io ho iniziato a 21 anni
per passione a fare il rifugista e non qui. Ho iniziato in un rifugio sotto Resegone e dopo 4 anni fa mi sono trasferito qui sempre per passione. È stata una cosa molto naturale, dettata appunto dalla passione per la montagna. Avevo un amico che già lo faceva di lavoro, che ora è il mio socio, Alex, e mi ha un po' trasmesso la passione appunto per il rifugio, non solo per la montagna ma per il rifugio. E dove sei? Io nativo sono di Guanzate, adesso che è in provincia di Como. Adesso ho 10 anni che vivo a Lecco, sono di Lecco. Che tipo di rifugio è Rosalba? Se lo dovessi descrivere, che tipo di persona arriva a Rosalba? Allora, il rifugio Rosalba è nato come un rifugio per solo alpinisti. Adesso invece è diventato un rifugio per tutti, aperto a famiglie, alpinisti. Siamo un punto d'appoggio sia per il pranzo della domenica che per gli alpinisti che poi vanno a arrampicare piuttosto che a fare vie invernali, un po' di tutto. Il turismo di massa, come si sa, non fa sempre bene, anzi quasi mai. Il nostro compito adesso non è più solo far da mangiare, ma anche educare. Educare la cultura della montagna, appunto organizziamo festival, educare ambientalmente e tutto. Ecco, ve lo dirà ogni rifugista, il cui ruolo oggi più che mai è custodire oltre che accogliere. Se già non lo sapete, portate sempre i vostri rifiuti a valle e rispettate la montagna, altrimenti alla trasferta della settimana prossima proprio non vi invitiamo.